Allora, mi hanno detto una cosa molto, molto bella oggi, te la voglio dire, insomma, la voglio dire anche davanti a loro, perché non questo martedì prossimo sarai ad X Factor! Perché la musica batte solo su uno! E viene a trovarci! Sono contentissima di non essere sfatto, probabilmente parteciperò alla gara anche dopo. Eh sì, per forza. Ma come sono questi ragazzi in generale? Come... Beh, l'ho visti poco, quelli che ho visto a me piace molto i Bastard. I Bastard ti piacciono? Ma c'è una grinta, a parte i cantanti come? Si sposa con te? Devi chiederlo a lei. Però con gli occhiali non puoi chiedere una donna in mani in sposa con gli occhiali. Ecco. Come li vedi i ragazzi e la musica al giorno d'oggi? Li vedo che ci sono molti talenti in giro, però non capisco questa spinta sulle cover, sento fare le cover, tutto in inglese, che... Cioè, voglio dire, il talento lo incoraggia a scrivere cose sue e tirare il meglio fuori da lui. Ovviamente quando c'erano alcuni tanescato, Mara Maion, che era sicuramente una di queste, si faceva il culo ma migliorava, no? C'era... Mi ha raccontato un po' di cose. Quindi, diciamo, trovare il proprio suono, la propria voce, non solo come cantante ma anche negli strumenti, conta moltissimo, non solo imitare qualcosa o copiare dagli altri. Essere se stessi, trovare la propria voce. Quindi, ci sono tanti. Ascolta, ti butti ancora dai parchi? Ti butti ancora? Sì. Però solo quando lo sento, non è mai previsto, è un attimo, che sono fulminata. Quante ossa ti sei rotta buttando? Mai niente, niente. L'ultima volta a Roma è stata un po' dura perché mi hanno un po' soffocato e non ho respirato per un po', mi si è rigirato il polmone, ma insomma... Veramente? E non farlo più, dai, ci mai preoccupare. Ho deciso che c'è una certa età di smettere. Quando è meglio. Qual è... il sogno... Però è importante, l'atteggiamento di buttarsi non è tanto per fare scena, no? È proprio perché interrompe quell'energia che separa me dalla fisicità del pubblico. Quando faccio il bagno, quando torno su, c'è tutta un'altra carica. E sì, no, serve proprio quella cosa lì. Sì. Mi tocco anch'io, io devo. Ci deve essere tanta gente, dai. Ah, li tocco anche tu. Ascoltami, qual è il sogno che tu vorresti sia reale adesso? Il sogno di ora è quello di saper convivere con tutti i diversi del mondo, cosa che è molto difficile. Diventa sempre più difficile. Perché per assurdo ci stanno allontanando, dici? Perché ci stanno allontanando, insomma. È la logica di portare avanti il meccanismo del dividi, no? Se gioca, c'era, più divisioni ci sono, più uno contro l'altro, più opposizione, crea questo, alimenta questo controllo maggiore per la fine. E la musica, dici che un CD come questo può unirci? Beh, quando si parla di amore con la maiuscola, penso di sì. Allora sai cosa bisogna fare? Bisogna uscire di casa domani e per essere tutti un po' più uniti, comprare questo disco. Non vale, fatelo prendere a qualcun altro allora. Allora Gianna, ti ringrazio. Grazie a te. È stato per me, ci siamo fatti una chiacchierata qua sotto, è quasi poetica la cosa. Peccato che non si registra un disco, si potrebbe andare. Dai, ci potrebbe fare un concertino qua. Allora Gianna, poi fra 5 minuti, facciamo 5 minuti di pausa e la Mondadori qua a sinistra per filmare un po' gli attori, stare con voi, una fotografia. Non te ne andare! Okay.